E oggi sono insieme a Camillo Toscano. Grazie, buongiorno. Posso dire una cosa? Dimmi, posso dire una... Allora ragazzi, voi non lo sapete, è una sorpresa pure per me. Qui siamo in una buca di Roma. Cioè lui si è preso incomodato d'uso, una buca dal comune di Roma. Proprio gli ha dato la raggi, infatti proprio gli ha dato pure il nome. Buca Scapicchio si chiama, pure la macchina è in plexiglass, non esiste, e pure lui mi sa che è in plexiglass. Lo sapevo oggi che passavo un guaio a chiamare Camillo Toscano. Camillo, bello mio, come stai? Bene, grazie, tutto bene, andiamo avanti, abbiamo ripreso le attività agonistiche, voglio dire, nel senso che insomma siamo... Senti, ma noi oggi abbiamo fatto questo incontro, perché beh, tu sai, io lo dico sempre come se fosse la prima puntata, nel senso che magari qualcuno lo vede per la prima volta, io dopo quello che è successo ho deciso di andare a trovare in giro tutti i miei amici artisti, e quindi insomma tutte persone che io stimo, alle quali voglio bene e per le quali ho anche veramente una grande ammirazione. Grazie. Allora, grazie. Anche... e l'amico Camillo Toscano, come nel caso di Tommaso Zevola, che salutiamo, e, ci unisce una grande figura. Io proprio è doveroso, non si può non cominciare con te, facendo un piccolo ricordo del nostro legame. Noi non abbiamo mai fatto spettacolo insieme, anche no, se... anche lo faremo. Ma diciamo che il nostro fil rouge, si dice fil rouge? No, c'entra in cazzo, però beh, va si bene. Può dire, diciamo il nostro filo conduttore. Dai, perlomeno siamo là, diciamo insomma, l'italiano, perché insomma... Esatto, è il grande Lando Fiorini, perché sì. Insomma io ho scritto canzoni per Lando, ma soprattutto Camillo Toscano ha fatto 13 anni vicino... Eh? Ti correggo, di 14 più 1, perché vero, insomma, vero, l'ultimo l'ho fatto, non era uno spettacolo classico, ma era lui che aveva deciso di fare i suoi concerti sabato e domenica, quindi io facevo gli intermezzi comici, perché lui magari voleva riposarsi, si riposava tra un pezzo e l'altro, ed era stato quell'anno dove lui ha fatto i suoi concerti, quindi sono 14 più 1. Ma tu lo posso dire una cosa che però non deve essere una cosa triste, ma deve essere una cosa importante. Praticamente io c'ero, assistito, perché per un fatto io il 15 avevo fatto lo spettacolo mio al Puff. Praticamente il 31 maggio Lando saliva per l'ultima volta sul palcoscenico, e quella sera vicino a Lando c'eri tu. Sì. E quindi insomma potete immaginare che cosa significa. Senti, 2 secondi proprio sintetico, un ricordo di Lando è giusto pure farlo. Ah, il ricordo, cosa dire, lui per me era come uno di famiglia, ma ti posso soltanto dire che lui è stato testimone di nozze al mio matrimonio e ha avuto, diciamo, si è presa la briga di battezzare mia figlia, cioè mi ha chiesto lui di voler battezzare mia figlia, che tra l'altro è nata grazie al mio matrimonio con una donna che lavorava al Puff, una ragazza che lavorava lì al Puff. Senti, allora di palo in frasca, quindi ti interrompo perché probabilmente potresti parlare 24 ore di Lando, quindi onore al grande Lando. Senti, ma visto che tu, quanti anni sono che stai a Roma? Io dall'80, 1983. E tu pensa, nonostante il tuo accento tipicamente trentino... Sì, infatti io sono il baluardo della romanità, al Puff ero io il baluardo. È bello, no, a parte gli scherzi, insomma lui è orgogliosamente calabrese. E però insomma tu hai lavorato in uno dei tempi della romanità, quindi insomma voglio dire, pensa che responsabilità che c'hai. Senti, chiudo un attimo questa parentesi, poi parliamo di tante altre cose, perché insomma io avendo scritto delle canzoni per Lando, e adesso sembra quasi che ne ho scritta una sola, ne ho scritte più di una, però la più importante è sicuramente Così è la vita, una canzone con la quale Lando ci ha intitolato anche un suo LP, ma non è tanto quello il punto, quanto il fatto che tu, nell'anno che poi Lando tornò, la prima volta che era stato male, praticamente tu per tutte le sere, per più di 100 e più repliche, praticamente tu mi hai dato l'onore di cantare insieme a Lando Così è la vita. Ma guarda, io ti dico, l'onore è stato mio perché la canzone è bellissima, ma a parte questo, quello è stato il momento più emozionante, più commovente di tutte le mie stagioni al Puff, quando Lando è rientrato, l'anno in cui è rientrato nel 2004, ed ha cantato la prima sera questa canzone, che è una canzone proprio sul teatro, una canzone sulla vita che deve ricominciare malgrado tutto quello che succede di negativo, di positivo, e quindi il sipario si apre ogni mattina e tutti quanti siamo attori di noi stessi. Un pezzetto la famo insieme, dai. Facciamo. Così è la vita che viene e va, sembra un teatro, un grande varietà. Ce fa paura, ce fa pena, mettici il cuore, non te puoi sbagliare. Puoi essere triste, solo innamorato.
s'aprirsi paio e devi incominciare. Senti che bella doppia voce ti ho fatto, eh? Che spettacolo, Mario e Pippo Sant'Anastasio. Ti ricordi? Senti un po', ma questo blocco totale, che raccontami qualcosa. Ma dai, guarda, che devo dire, io sono stato come tutti quanti, insomma non dico niente di nuovo, siamo stati bloccati. Io c'è un particolare momento che ricordo con piacere, che mi ha anche ispirato una canzoncina, non so se tu la conosci, Scrivimi di Nino Buonocore. Guarda, non la so suonare ma la so scrivere. Che cazzata. È pure comico. Guarda, comunque Scrivimi di Nino Buonocore, perché un po' ho avuto qualche giorno in cui, oltre al blackout totale, non si poteva uscire, c'è stato anche il blackout di internet, quindi non ha funzionato internet. E allora mi è venuto in mente che effettivamente non scriviamo più, cioè siamo tutti succubi della tecnologia e non scriviamo più una lettera. E mi è venuta in mente questa parodia. Scrivimi, tanto il cellulare non mi prende mai, non ho più nemmeno il wifi, si è impallato anche il computer, io non posso più chattare, allora scrivimi, non ho più la linea fissa a casa mia, io non sono più connesso, sono estinto già da un pezzo, era meglio avere il duplex dell'ASI. Io mi fido del postino più di un SMS, se non ho il telefonino non mi serve un messaggino, a me basta un bigliettino scritto con la penna a biro, perché ho gettato al mare anche l'ultimo palmare, non ricordavo più di aver inserito il PIN, tu scrivimi. Come siamo ridotti. Senti, ma invece qualcosa di strano che ti è successo, no, magari ti è successo pure questo qui, però qualche altra cosa un po' strana che... Ma guarda, durante il lockdown di cose strane ne sono successe poche, perché stavo a casa, quindi insomma non è che si può dire tanto. Sì, sono convinto che però questo lockdown noi ne scopriremo gli effetti tra qualche anno. Sì. Sì, perché tra qualche anno io immagino una bambina che andrà dal padre e dirà: papà, perché mia sorella si chiama Ginevra? E il padre fa: perché è stata concepita a Ginevra. Grazie papà, prego quarantena. Questo sarà uno degli effetti del lockdown. Senti, e invece a livello, non so, i ragazzi, magari quelli che a scuola, hanno saltato la scuola, che cosa significa aver saltato quest'anno di scuola? Guarda, io sono uno che anche insegna a scuola determinate materie, adesso non ti dico, io insegno diritto, quindi tutta un'altra cosa rispetto a quello che può essere lo spettacolo, però anche quello vuol dire che Pippo Baudo è laureato in giurisprudenza, Arbore è laureato, insomma sono... Però mi permetti di dire una cosa, lo dico perché proprio per onor di cronaca, Camillo Toscano è un professionista, cioè lui è un po' il tipo, è un po' Vecchioni, un po' Iannacci, sì, cioè quegli artisti che praticamente poi fanno quello che, ecco, insegna, perché c'è tutta una storia, ma è un signore di quelli che ha saltato senza rete per una vita, ecco, chi mi conosce sa cosa intendo per saltare Vecchioni, senza rete. Vecchiotto, insomma sono un po' tutto. Ecco, quindi diciamo che ho fatto tanta gavetta, ho fatto tantissimo. È uno che si è fatto il culo, ecco, lui ha detto gavetta, io dico brava romana, si è fatto il culo. Diciamo gavetta, e devo dire che a scuola i ragazzi hanno preso bene questa cosa, anche se... loro l'hanno presa bene, però è peggiorata la loro situazione didattica. In che senso? È perché naturalmente stando a casa, sai, l'aiutino del genitore, l'interrogazione è un po' artefatta, nel senso che comunque interviene il genitore, interviene la mamma, interviene il papà, c'è comunque una consegna anche delle verifiche dei compiti un po' strana, un po' con copia e incolla, quindi sai, sei poco controllato, quindi è così. I ragazzi oggi non sanno parlare, non sanno scrivere, non sanno leggere, perché ormai si scrive tutto attraverso. Io si ho di quel ragazzo che
stando con la testa sul cellulare, non alzando mai la testa sul cellulare, è arrivato in Norvegia. E come fa? Niente, praticamente non ha alzato mai la testa, camminava e alla fine si è ritrovato in Norvegia. C'è stata notizia. Veramente è successo? Cioè, così, cioè, io ho sentito, no, perché tu sapevi che Camillo quando dice le cose devi no, un attimo capire. È una stupidaggine che mi sono inventato io per far capire come ormai i ragazzi non alzano mai gli occhi al cielo e non sanno scrivere. C'è stato un mio collega che insegna italiano che ha chiesto ad un ragazzo, dimmi il passato remoto di masticare, e lui ha risposto masticarsi. Cioè, per farvi capire a che livelli siamo. Senti veramente. Camillo, quando è che ti rivedremo sul palco? Guarda, io sto cominciando a fare le serate, adesso farò delle serate in Calabria sicuramente, adesso la prossima serata sarà il 10 luglio a Bracciano, quindi vi invito a Bracciano per questa serata sul lago proprio, sarà una bella serata in questo bellissimo posto e poi farò delle serate in Calabria, quindi ci rivedremo, per chi viene in vacanza in Calabria mi può trovare sul litorale tirrenico o sul litorale ionico, a seconda. Però poi noi, io spero naturalmente di rivederti con la prossima stagione anche a Roma e insomma speriamo veramente magari che capiti l'occasione di fare qualcosa insieme. E senti, però io siccome insomma sto incontrando tanti amici e tanti artisti che appunto insomma vivono a Roma da tanto tempo pur non essendo romani, tu quanti anni sono che vivi qui a Roma? Allora io diciamo sono dall'83, sono praticamente quasi 40 anni. Ecco, e siccome insomma l'abbiamo già detto all'inizio di questo nostro incontro che l'aver avuto diciamo a che fare con un artista come Lando Fiorini, che insomma per quanto mi riguarda penso sia, non voglio dire adesso sarei di parte e dire che è la voce di Roma, vogliamo dire che è una delle voci di Roma, insomma. Diciamo che è una delle voci di Roma. Diciamo così, per un rispetto anche verso gli altri, però insomma per me è. Vabbè, però a parte questo, quindi tu è ovvio che hai avuto un impatto con Roma diciamo abbastanza. Allora c'è un detto che te lo dico io, no? Che dice. È un detto romano che dice chi ce l'ha d'oro, chi ce l'ha d'argento e chi gli ce danno li carci dentro. Dici perché dici questa cosa qui? Secondo te, dopo tanti anni che tu fai comunque insomma l'artista, la meritocrazia, pensa, con Camillo finisco con una cosa importante, la meritocrazia secondo te esiste nel nostro lavoro? Ma guarda, io credo che non solo il nostro lavoro, io penso di accomunare un po' tutti i lavori, perché altrimenti saremmo di parte, faremmo la figura, sai, adesso se la sentono calda, poi parlano dei... No, credo che in tutti i lavori la meritocrazia esista poco, cioè ormai si va avanti attraverso le conoscenze, si va avanti attraverso le amicizie. L'Italia purtroppo è... Prima si parlava di raccomandazione, una volta c'era una raccomandazione, adesso no, adesso si parla... La parola raccomandazione è un po' confuso. Segnalazione? Sì, ma nemmeno, si parla di amicizia, c'è un amico, non si parla, guarda, ti faccio una raccomandazione una volta, adesso diciamo, c'è un amico, c'è una conoscenza. E si va avanti così, un po' in tutti i lavori, e naturalmente il mondo dello spettacolo è il tipo di lavoro che... Dove è più facile che possa. Ti dà più possibilità. Io però credo sempre una cosa, che poi alla fine esista il famoso popolo sovrano che è il pubblico, poi per fortuna, ecco, forse penso che l'unica vera giustizia è che poi alla fine il pubblico... Il pubblico capisce dove sta, non se bleffa. Dove arriva l'ipocrisia, dove arriva la verità, c'è la genuinità, lo capisce. Sì. Senti, allora io starei qui per ore, però ho deciso che dobbiamo, guarda, lo ripeto con te, l'ho già detto un altro ospite, una delle cose che ci ha insegnato Lando era quella che diceva sempre, quando ti accorgi che stai per rompi i coglioni. Sì, infatti diceva sempre quando si faceva uno stava un po' troppo in scena, è capitato che sai quando stai in scena e ti un po' ti siedi su, ti crogioli un po' sulle battute che fai perché senti il pubblico che ride, allora ti rilassi, continui a fare un scemo, cosa dice? E lui da dietro bussava, lo sentivamo solo noi, però ti faceva una bussata, oh, come a dire, sbrigati, che sta a fare? E questo vuol dire che non lasciarsi troppo andare in scena, perché alla fine il pubblico, una volta preso, deve essere così come lo prendi, lo devi mollare, cioè non lo devi, non te lo devi portare a spasso. Senti, Camillo, grazie di cuore. Grazie a te, Sandro. Posso dire una cosa senza che si piccano le altre, anche perché poi ripeto, su questa macchina sta salendo soltanto gente che io adoro, che mi stima e che io stimo.
però te le voglio dire, te voglio bene. Grazie, anch'io ti voglio bene, bene Sandro, bene. E voglio bene a tutti voi che ci seguite, mi raccomando, a salute, la prima cosa la salute, poi il resto viene da sé. Viene da sé. Grazie, grazie bello mio. A presto.